Lui ti cerca statuariamente, tra voi non c'è stato mai nulla, ma ogni tanto si fa vivo tra una fidanzata e l'altra, anche se molto molto raramente. Ma non ti dimentica, perché accade tutto questo? Che tipo di uomo è? Questo per rispondere a Zanna Bianca, che ovviamente il nick, non conosco il nome, che mi segue su YouTube e fa questa domanda. Allora, quando un uomo di default libertino, che comunque ha molte storie, che abita anche magari lontano da te, che non ha, diciamo, concluso niente, non c'è mai stato nulla, ma che sistematicamente ogni tanto si fa risentire, è semplicemente, molto probabilmente, una persona che non si dimentica di te perché deve ancora, diciamo, chiudere questa gestalt aperta, cioè deve in qualche modo fare qualche cosa con te, magari a livello sessuale, cioè dentro la sua testa c'è un obiettivo che con te non ha ancora raggiunto. Ovviamente non è l'obiettivo principale della sua vita, magari sta all'ultimo posto per dire, però ogni tanto gli torna in mente questa cosa e quindi con tutta calma, tra una cosa e l'altra, si fa risentire. È probabile che l'obiettivo possa essere di natura sessuale, magari potrebbe anche essere di qualche altra natura, sicuramente. Il potenziale che hai è poco e basso, perché sennò farebbe di più. Quello che puoi provare a fare per provare a mandare degli stimoli e quando lui si fa sentire, negarti con qualche scusa, dicendogli no, guarda, non ti posso parlare perché adesso ho un altro per la testa che mi piace molto e sto pensando a lui, ciao. Per vedere come reagisce a questo tipo di comunicazione che dovrebbe destabilizzare un po' la parte logica. È quello che in questi casi si può provare, in casi e in casi simili, insomma. Bene. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale, anche tu come Zanna Bianca, che magari poi ci rivelerà il suo nome, avrai la possibilità di fare una domanda nei commenti e riceverai poi un video di risposta. Questo servizio ovviamente è gratuito, è solo valido per gli iscritti al canale, quindi iscriviti. E poi condividi questo video con i tuoi amici cliccando condividi sotto il video. E ti si aprono tutte le finestre, Facebook, Twitter e quant'altro, e puoi condividerlo tranquillamente. Per questo video è tutto, ti saluto, ciao!